Straordinaria terza e ultima giornata del Gran Prix di Judo in Portogallo ad Almada, il complesso municipale dello sport tutto esaurito per vedere all'opera i pesi massimi. Nella categoria uomini sotto i 90 kg il bulgaro Ivailo Ivanov ha sconfitto in finale l'ungherese Christian Toth. Poi i due hanno condiviso un meraviglioso momento di amicizia e sportività molto apprezzato dal pubblico portoghese. Medaglie assegnate da Iskander Ashisha, ex judoka tunisino, ora direttore sportivo IJF. Racconta Ivanov, nel judo devi sempre rispettare il tuo avversario. Siamo amici perché abbiamo la stessa età, abbiamo figli. Christian era molto contento prima del nostro combattimento. Mi ha mandato un messaggio dicendo, sono molto felice di combattere con te. Questo è il judo, diamo tutto nella lotta e poi siamo amici. Nella categoria femminile meno 78 kg, Patricia Sampaio, 23 anni, è stata l'eroina della giornata. Ha regalato al Portogallo e ai tifosi portoghesi la medaglia d'oro. Patricia Sampaio ha ottenuto una vittoria tattica in finale contro l'Ucraina Litvinenko, conquistando il suo primo Grand Prix Gold e mandando in visibilio il pubblico portoghese. Dopo l'oro di Barbara Timo nei meno 63, un altro momento meraviglioso per il judo portoghese. Medaglie consegnate da Inés de Medeiros, sindaca di Almada. Tutto il pubblico si è alzato in piedi per l'inno nazionale. È stato incredibile avere così tante persone qui per me. Non sono di Lisbona, vivo a 2 ore di distanza, quindi due macchine piene sono venute qui a tifare per me, con la mia famiglia e gli amici del club. È stato incredibile. Non ho parole per esprimere tutto quello che ho sentito oggi dal pubblico, è stato fantastico. Nei meno 100 kg uomini il georgiano Ilya Sulamanizzi ha superato il giovane giapponese Dota Rai, consolidando così il suo numero uno al mondo. Le medaglie sono state consegnate dal supervisore arbitrale IJF Carlo Knöster. Nei più 78 donne, la sudcoreana Kim Ah-yoon ha sconfitto in finale la portoghese Rochel Nunes. Quinto posto per l'azzurra Erika Simonetti. Medaglie assegnate da Cathy Fleury, ex judoka francese, ora supervisore arbitrale IJF. Nei più 100 kg uomini, oro per il sudcoreano Kim Min-yong, che ha portato così la Corea del Sud in testa al medagliere. Con due ori, un argento e tanta passione per il judo, la squadra portoghese finisce seconda nel medagliere. L'Italia chiude al 20° posto grazie al bronzo di Tawani Capani Dias. Il Gran Prix di judo torna il prossimo weekend a Parigi.